Cominciamo subito con l'inquadrare, Presidente, la parco della Lessinia. Qualche numero, tanto per capire. Il parco regionale della Lessinia comprende 21 comuni che vanno da Dolcè, quindi dalla vallata, dalla Val d'Adige, fino a Crespaloro in provincia di Vicenza, quindi comprende due province, un'area molto vasta, circa 100 km quadrati, che si presta straordinariamente bene ai percorsi a cavallo. Perché voi pensate, tutta la dorsale alta, ai grandi alti pascoli della Lessinia, sono veramente panorami stupendi, strade facili, sentieri numerosi e percorribilissimi, quindi veramente tante cose bellissime da vedere. Cose bellissime. Alle porte di Verona, noi continuiamo a dire che siamo la montagna di Verona e in parte di Vicenza, quindi veramente un binomio, come diceva lei prima. Possiamo ricordarne qualcuno, oltre alla natura bellissima, natura che tra l'altro è curata anche dalle nostre genti della montagna. Sì, l'apporto dell'uomo, dell'agricoltore in particolare, è fondamentale, ma noi abbiamo una ricchezza straordinaria di possibilità. Lei pensi, attualità proprio di questi giorni, tutte le cavità carsiche, a cominciare dalla Spruga della Preta, unica, una della seconda al mondo per profondità, senza togliere nulla, non so, alla grotta di Fumane, che da lì parte tra l'altro un percorso di musei. Sono otto musei che abbiamo gestiti dal parco naturale e dai comuni interessati, quindi veramente un patrimonio anche di cultura, di ambiente, di sport, di tradizioni, di montagna, di alpinismo, di fondo, di palaghiaccio. Abbiamo veramente da qualche mese anche una palestra, una piscina in quota, è la prima che c'è in montagna, e quindi credo che ci sia la possibilità veramente di divertirsi e di stare bene. E con il direttore del Parco Naturale della Lessinia parliamo di questa fruibilità della Lessinia a cavallo. Il cavallo è uno dei mezzi migliori per vivere la Lessinia nella sua naturalità, per conoscere e vivere dei scenari mozzafiato, e grazie ad alcuni punti, alcuni maneggi qualificati, come per esempio il maneggio agli schinchi a fosse, piuttosto che la tenuta alle corone a cavallo nella zona, diciamo, occidentale, spostandosi più verso il centro con il trekking Basalovo a San Giorgio, che nel periodo soprattutto estivo riesce a far fruire tutti gli utenti dei panorami mozzafiato del parco e la possibilità di raggiungere fino alla catena del Carega. Quanti chilometri saranno? Si può passare, possiamo dire che complessivamente ci sono oltre 50 chilometri di percorso sicuramente, ed è la Lessinia sicuramente uno dei territori più vocati per essere fruito proprio con il cavallo e a trekking, perché ti dà la possibilità, come dico io sempre, di avere un punto di vista diverso della natura. Oggi questa economia che va a quattro zampe è diventata un modo per poter essere presenti sul territorio e godere delle bellezze del territorio a cavallo, con un modo diverso, diciamo, di gustare questo paesaggio. Per chi vuole andare a cavallo, per chi vuole imparare ad andare a cavallo, per chi vuole gustare e vedere la Lessinia. Io consiglio che chi vuole imparare va benissimo anche, però sarebbe bene che creasse questo apprendimento vicino a casa, dove ci sono dei centri, diciamo, ognuno dove abita, più facile. E poi una volta in Lessinia? Una volta in Lessinia si attraversa un sogno, per cui bisogna viverla e vederla, esserci, e non servono altre parole, perché credo. Ecco, lei si trova tra l'altro nella Val di Lasi. Alla fine della Val di Lasi, alle porte del parco della Lessinia. Ci sono degli altri riferimenti all'interno del parco? Sì, ci sono altri riferimenti. Per chi vuole? Sì, c'è la Maga del Rocon, adesso non so se vuole che li elenchi, però. Qualcuno, tanto. Diciamo, hanno aperto qualcosa di nuovo, anche adesso il Castelberto, la Podesteria, il Rifugio Prima Neve, cominciano a essere. C'è richiesta. Diciamo che questi sono dei romantici come me, diciamo, con Rifugio Lausen e anche altri che comunque credono in questo futuro del territorio e si adoperano per. C'è anche richiesta, bisogna cercare di trovare una maniera che sia vivibile anche nei 12 mesi, diciamo, perché Lessinia è bella da vivere sempre.